un pochino di sughetto centrale qua. Mamma mia, guardate qui, è pieno di roba. Com'è bello, guardate. Mamma mia, spettacolo ragazzi, mamma mia. Oggi sartù di riso dello zio, un piatto del 700 si fa ancora oggi. Dal 1700 a oggi un piatto della regina Maria Carolina di Austria, la moglie del re Ferdinando IV, e il riso, siccome che non era molto apprezzato dal popolo napoletano, veniva arricchito dai cuochi francesi a corte con del succo di pomodoro. Poi con il passare degli anni venne introdotto il ragù napoletano, si faceva con salsicce con polpettine, provola oppure mozzarella, oppure fior di latte anche, e veniva arricchito con il sugo di pomodoro del ragù napoletano. E venivano anche messi dei fegatini di pollo all'interno. Io qui, non avendo fatto il ragù napoletano classico, ho fatto una versione espressa. Per cuocere il riso già abbiamo fatto un brodo vegetale con sedano, cipolla e carote. Se faccio vedere il metodo per andare a slegare subito la salsiccia senza mettere l'olio, andiamo a mettere il vino bianco per slegare questa salsiccia. Alziamo un pochino la fiamma in modo che facciamo evaporare l'alcol e facciamo ubriacare anche questa salsiccia. Adesso vi faccio vedere l'alcol come fa slegare subito questa salsiccia. Vedete, deve evaporare tutto l'alcol. Vedete, inizia a sobbollire il vino, a sfumare. Quando ha sfumato tutto l'alcol, vedete, la salsiccia si è slegata per bene, andiamo ad aggiungere olio. Aglio lo schiacciamo così, facciamo tostare questa salsiccia. Ok, dopo giusto 10 minuti di cottura in olio, vedete, l'aglio non si è neanche bruciato, in olio e aglio, questa salsiccia la mettiamo su carta assorbente. Andremo a scrostare tutte queste impurità all'interno per pulire la padella, quindi la padella bella nuovamente, e poi ci aggiungiamo acqua, fa molto fumo, così. Dopo aver pulito la padellina andiamo a inserire il chilo di riso. Qui abbiamo un chilo di riso Carnaroli e lo andiamo a tostare. Il riso va tostato a secco, a mano lo giriamo, quando lo prendiamo con le mani non riusciamo più a tenere in mano, significa che è tostato alla perfezione. Ogni 2, 3, 4 minuti lo giriamo. Ovviamente voi, se non sapete saltare, giratelo con una cucchiaia di legno. Adesso non riusciamo più a tenerlo in mano e significa che è tostato alla perfezione. A mettere mestoli di brodo per cuocere questo riso. E mentre il riso cuoce, un filo d'olio con lo spicchio d'aglio schiacciato, iniziamo a preparare il sugo di pomodoro. Appena inizia a soffriggere aggiungiamo il pomodoro. Aggiustiamo di sale, perché il sugo del pomodoro lo facciamo a parte, perché dopo metà del sugo andrà nel riso e l'altra metà ci cuoceremo le polpettine, che sono qui, già le abbiamo fritte in precedenza. Poi con calma vi dirò tutte le cose in descrizione, ovviamente. E non ci dimentichiamo che man mano che assorbe il brodo andiamo ad aggiungere altro brodo per cuocere questo risotto. Abbassiamo la fiamma al minimo, altrimenti si attacca tutto sotto. Manca giusto 2 minuti che il riso sia cotto. Se noi prendiamo un paio di cucchiai di sugo, diamo uno spicchio d'aglio dal pomodoro, andiamo ad aggiungere i piselli, polpettine, così. Andiamo a cuocere a fiamma bassa per altri 20-25 minuti. E tornare il cottura di questo sugo che è 30 minuti. Quindi abbiamo fatto 10 minuti, poi abbiamo messo qualche cucchiaio qui nel risotto che sta finendo di cuocere, e poi altri 20 minuti lo lasciamo con le polpettine e i piselli. Il riso fatelo cuocere bello asciutto. Prendiamo il fuoco, prendiamo una noce di burro e facciamola sciogliere. Sciolta la noce di burro aggiungiamo abbondante parmigiano, in modo che quando si raffredda questo riso si compatta tutto. Mettiamo anche un bel po' di pepe, ragazzi, mi raccomando, il pepe si deve sentire. Questo risotto è asciutto e secco, e così deve essere, perché si deve modellare, deve prendere la forma dello stampo. Adesso prendiamo tutto questo risotto e mettiamo in una teglia a raffreddare. Stampo babà da 26, 25 e mezzo sarebbe. Andiamo a ungere di olio per bene questo stampo. Pure, vedete, in questi incavi, soprattutto in questi incavi, andiamo a mettere abbastanza pangrattato a far
attaccare tutto il pan grattato anche nei laterali, vedete, così il pan grattato in eccesso lo andiamo a mettere in un piatto. Vedete, il riso si è bello raffreddato e compatto. Andando la mano ne andiamo a attaccare per bene il riso. Dobbiamo fare questa cosa senza stress, ragazzi. Bagniamoci le manine in modo che il riso rimane attaccato allo stampo e non rimane attaccato alle mani. Attaccato tutto nei laterali, per dare la forma alla stampa, andiamoci sempre a sciacquare un pochino le manine in modo che non rimane attaccato il riso. Andiamo a pigiare per bene per dare la forma dello stampo. Facciamo adesso uno strato di salsiccia, le uova sode, tagliamo a spicchio, qualche polpettina, un po' di sugo per i piselli, così i bocconcini li tagliamo a spicchio, ripieno bomba, poco di parmigiano, così altro pepe, abbiamo messo anche il riso. Adesso andiamo a pigiare questi ingredienti facendoli scendere un pochino più sotto, così continuiamo con un altro strato di riso. Non vi dimenticate sempre di bagnare la manina, così, e continuiamo con il secondo strato, lo strato di uova sode, mozzarella, altre polpettine con un pochino di sughetto di piselli, parmigiano. Mettiamoci le manine e adesso andiamo a tappare con il riso. Andiamo prima a chiudere per bene e poi dopo ci bagniamo le manine e spingiamo verso il basso, così. Con lo stampo da 26 siamo avanzati un pochissimo riso, quindi non abbiamo fatto tanto spreco di riso. Questo qua sta esplodendo. Adesso sopra ci facciamo sempre una piccola spolverata di parmigiano e di pan grattato. Adesso mettiamo in forno a 190 gradi 25 minuti termoventilare, oppure 200 gradi statici 30-35 minuti. Andiamo nella parte centrale del forno. Guardate qui che spettacolo, mamma mia. Mamma mia, una bomba. È una bomba. Ecco qui, abbiamo fatto raffreddare un pochino, è ovviamente ancora tiepido. Adesso andiamo a vedere questa fantastica bontà come è venuta. Poi in questo piatto andiamo a vedere. Siamo pronti? Siamo pronti, ragazzi? Olè! Mamma mia, ragazzi, guardate qui che spettacolo. Ovviamente si è spaccata un pochino qui, non succede nulla, però in tutta la sua forma e splendore. Forma spettacolare, forma perfetta. E abbiamo riscaldato un pochino il sughetto, abbiamo portato a sobbollire questo sughetto, spegniamo il fuoco, andiamo a prendere con una schiumarola le polpettine e i piselli e li mettiamo al centro qui. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. E adesso con il sughetto, andiamo un pochino di sughetto centrale qua, andiamo a fare delle colate di sughetto bollente nei laterali, così. Mamma mia. Un altro po' di parmigiano a sentimento sopra, così. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Guardate come fuma, che è il Vesuvio. Guardate come fuma, guardate come esce il fumo, è il Vesuvio. Siamo pronti per l'assaggio, ragazzi. Mamma mia. Guardate qui, guardate. Siamo pronti? Mamma mia, guardate qui, è pieno di roba. Venite, venite, guardate qui com'è bello, guardate, mamma mia, guardate, guardate qui, guardate, questo è veramente strabuono, mamma mia. Condividete questo video così mi aiutate a crescere, se no mi seguite, seguite, perché lo zio vi svela un sacco di trucchetti. Lo zio vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video. Sartù di riso, spettacolare, mamma mia.